Oggi parliamo del caso di Luca Morisi, ovvero di quest'uomo che ha tutto il diritto di sorridere perché qualche risultato nella sua vita è riuscito a raggiungerlo. Tanto per fare un esempio, è uno dei pochi che possono fregiarsi del titolo di professore a contratto con l'università. È poi un libero professionista e lavoratore autonomo. Opera nell'ambito della comunicazione e il suo successo più grande consiste nell'aver trasformato un eurodeputato pressoché sconosciuto, tal Matteo Salvini, in uno dei più importanti influencer e politici italiani, battendo anche dei mostri sacri come Silvio Berlusconi, che naturalmente possono contare su risorse pressoché infinite e uno staff con maggiore esperienza di lui. E quando resti sulla cresta dell'onda, lavorando praticamente 24 ore al giorno per 8 anni, pensi finalmente di meritarti un fine settimana libero. L'idea di fine settimana libero per Morisi consiste nello scegliersi due escort da un sito di incontri e tra l'altro nel prenotarli per 2000 euro l'uno e trascorrere questa domenica fra luci rosse e strisce bianche. Tanto che cosa potrà mai andare storto? La risposta è abbastanza semplice. Uno di questi due modelli rumeni potrebbe, per esempio, tollerare male certe sostanze e avere una crisi di panico. Potrebbe, che so, iniziare a correre per il cascinale urlando come un pazzo e attirare in questo modo l'attenzione del vicino. Magari il vicino poi è anche uno di quei veteroleghisti che si fa delle idee strane. Intendo dire, vede due rumeni arrivare dal vicino di casa, uno dei due urla sbracciando fuori, potrebbe legittimamente e nordicamente pensare che questi rumeni abbiano dei cattivi propositi e chiamare quindi i carabinieri. Quando poi, ipoteticamente, i carabinieri intervengono e trovano questo rumeno fuori di testa, possono farsi l'idea che qualcuno abbia somministrato a questo ragazzo delle sostanze non proprio legali e, di conseguenza, possono anche improvvisare un paio di perquisizioni, una sui veicoli all'esterno, l'altra nel cascinale stesso. Le leggi sulla pubblica sicurezza glielo consentono. Armi e droga sono le uniche due motivazioni per cui degli agenti o degli operanti di polizia giudiziaria possono eseguire le perquisizioni anche senza il cosiddetto mandato da parte dell'autorità giudiziaria. Facendo questi accertamenti, i carabinieri sempre ipoteticamente potrebbero trovare qualche grammo di neve bianca del tipo che non si scioglie al sole e magari nel cruscotto dell'auto delle due escort, dei due, scusatemi, uso il femminile in automatico, ma sono due escort maschi, trovare nel cruscotto di quest'auto un flacone contenente benzodiazepine in quantità. A questo punto, ipoteticamente, questi carabinieri e un pubblico ministero potrebbero indagarti percezione di sostanze stupefacenti. Ed ecco che il tuo fine settimana libero inizia ad assomigliare al lunedì mattina di Lapo Elkan, non quello attuale socialmente impegnato, quello dei tempi d'oro dove gli succedevano le cose più assurde. Ma a parte il lunedì alla Lapo Elkan, il martedì sarà per il tuo avvocato un martedì qualsiasi. Certo, lo vedrai sorridere sotto i baffi quando ci sarà riferimento ai due escort rumeni e certamente ti troverai un mucchio di stampa che non vede l'ora di fartela pagare per le uscite del capitano che gli hai pianificato negli 8 anni precedenti. Ma il fatto in sé per sé è normale amministrazione. Alla fine si tratta tutto di decidere se c'è stata cessione di sostanze illegali oppure no e di valutare la quantità di queste sostanze. Sono sufficienti per far scattare un reato oppure il tutto resta confinato nell'ambito amministrativo? Le due domande da porsi sono in questi termini qui e sono cose che gli avvocati fanno normalmente dalla mattina alla sera. Per il tuo avvocato questa disavventura è un martedì qualsiasi. Forse sì, è un martedì qualsiasi con un cliente un pochino più danaroso della media. Secondo me, solo per una questione di principio, se dai 4.000-4.500 euro a due escort, l'avvocato te ne chiede altrettanti per la difesa. È con uno scenario più divertente rispetto alla media, ma
è normale amministrazione. Quindi rispondiamo abbastanza facilmente alle domande degli iscritti. Molti di voi mi hanno chiesto se è reato oppure no. Apparentemente, per quanto mi riguarda, non è reato per un motivo molto banale. In casa sono stati trovati circa 2 grammi di sostanza stupefacente di un certo tipo. Proviamo a dire la parola neve. Ah, il supremo algoritmo non mi ha cancellato. Sono stati trovati 2 grammi di neve. L'ordinamento italiano tollera fino a 5 dosi di neve, ragione per cui il reato apparentemente non c'è. Altrettanto vero che chiunque potrebbe dire: avvocato, stai facendo il furbo, quella è la sostanza che è stata trovata, ma basandosi sulle dichiarazioni del ragazzo è chiaro che il quantitativo era superiore e che quindi quella quantità lì è stata superata. Non puoi sostenere che fosse per uso personale. Anche questo è ipoteticamente vero, se la vedrà l'avvocato del nostro antieroe con il pubblico ministero. Tra l'altro credo che il pubblico ministero, con molto senso della misura, abbia anche lui banalizzato questa vicenda, che, come ripeto, non ha nulla di particolare sotto il profilo giuridico. Queste cose succedono sempre e comunque, perché purtroppo l'uso di queste sostanze, soprattutto negli ultimi anni, è andato ad aumentare. C'è poi naturalmente la questione relativa alle benzodiazepine trovate nel cruscotto dell'auto. Come ci sono finite? I due ragazzi dicono, mi pare di capire, che quel flacone di benzodiazepine sia stato passato loro proprio da Morisi. Morisi naturalmente lo nega. Anche qui il pubblico ministero e il giudice dovrà capire quale delle due versioni è quella vera. In particolar modo ci sono alcune cose che non mi convincono su questa ricostruzione qui. Il ragazzo di 20 anni che ha parlato con le forze dell'ordine ha dato almeno 3 versioni diverse in 2 giorni sui fatti, per cui non c'è molta coerenza nella descrizione. È altresì convinto di aver chiamato lui i carabinieri, quando invece è pacifico che la chiamata sia stata fatta dal vicino di casa di Morisi. Ah, vicini di casa, sempre così disponibili ad aiutarti nei momenti più critici. E in ogni caso ci sono alcuni dettagli fuori posto. Primo fra tutti, il fine settimana non era finito, non aveva quindi senso che Morisi regalasse un flacone non ancora consumato, non integralmente consumato. L'altro ragazzo non avrebbe avuto modo e tempo di portare il flacone nell'automobile, perché per l'appunto sia Morisi che l'altro erano impegnati nel cercare di riportare alla ragione il secondo escort, quello che sostanzialmente stava dando i numeri, che poi è stato intervistato più e più volte. Questo ragazzo, tra l'altro, benché abbia dichiarato spontaneamente di fare questo tipo di lavoro part-time, ha anche detto che Morisi gli ha rovinato la vita con questo fine settimana. E quindi, se 2 più 2 fa 4, è probabile che cercherà di ottenere un risarcimento danni dallo stesso Morisi. D'altronde, a questi ragazzi vengono offerte delle somme che potremmo definire rilevanti. Certo, 2.000 euro non ti cambiano la vita, ma vorrei vedere chi fra di noi se li guadagna lavorando, fra virgolette, un giorno o due al massimo. Poi, tra l'altro, questi ragazzi magari hanno anche un certo spirito di rivalsa interiorizzato o semplicemente cercano di battere cassa. E non solo quella. I loro clienti cercano di battere qualcos'altro, loro cercano di battere cassa. Ci può stare, può succedere. Poi, ripeto, prendiamo questi dati con le pinze, però sono valutazioni che dobbiamo fare, perché l'ambito è quello che è. È un ambito mercenario di affari e non c'è nulla di più spietato di qualcuno che si occupa di affari. Chiedete a Brunetta con i Green Pass, per esempio. Ora, giuridicamente parlando, la ricostruzione è questa qui. Naturalmente, se dovesse esserci la prova che Morisi aveva una sostanza in misura maggiore di quella per l'uso personale e dovesse essere contestato a Morisi
il reato di cessione, Morisi rischierebbe fino a 4 anni di carcere. Ovviamente sarebbero cessioni di poco conto, per cui si usano le forme attenuate dell'articolo 73 del DPR 309 del 90. Però comunque fino a 4 anni di carcere li rischia, e non sono pochi, chiaramente. C'è poi invece l'altra ipotesi, per cui la quantità di sostanza recuperata è talmente bassa da non giustificare l'azione penale. Ragionevolmente potrebbe essere così. Il fatto che non sia giustificata l'azione penale non vuol dire che per Morisi sia comunque una passeggiata, perché paradossalmente l'azione amministrativa è più penalizzante sotto il profilo pratico rispetto a trovarsi un carico pendente. Se tu vieni condannato sotto il profilo penale, hai per l'appunto una condanna nominale, magari essendo il tuo primo reato hai la non menzione della pena e quasi certamente non dovrai scontare questa pena qui. Ti verrà probabilmente concessa la sospensione della pena. Dopo un tot numero di anni, che a memoria sono 3 anni, puoi addirittura chiedere la riabilitazione e l'eliminazione dal casellario giudiziale della condanna e tornare a regimi normalissimi. Invece, se hai una sanzione amministrativa, incorri in difficoltà concrete. Per esempio, ti potrebbe essere ritirata la patente di guida, e non poter andare al lavoro o al supermercato è molto peggio di trovarsi un procedimento penale pendente, almeno dal mio punto di vista. Poi voi direte: ma avvocato, anche in caso di condanna penale dovrebbero ritirarti la patente di guida e sottoporti ad altre misure amministrative? Vero, dovrebbero, però non succede sempre. E diciamocelo pure, per quello che ho potuto vedere io, c'è poca coordinazione fra chi gestisce il settore giustizia e chi nel Ministero degli Interni deve occuparsi di sanzionarti sotto il profilo amministrativo. E questo perché i dirigenti di polizia danno la caccia ai massoni che mettono l'ossido di grafene nei vaccini. Per cui la vicenda Morisi, al netto di tutti gli elementi di colore, si riduce a questo: stabilire se Luca Morisi, al pari di migliaia di altre persone, sia responsabile per la cessione di sostanze che definirò illecite per non incorrere nella censura del supremo algoritmo, oppure se semplicemente abbia compiuto una violazione amministrativa. E poi naturalmente anche l'aspetto politico, ma questo aspetto sinceramente a me non interessa più di tanto. Non interessa per un motivo semplicissimo: è luogo comune che la Lega sia un covo pieno di persone poco affidabili che distinguono in base alla quantità di melanina e alla tua provenienza geografica. E poi luogo comune, per via delle posizioni prese contro il DDL Zan, che nella Lega certe persone che hanno orientamenti sessuali non ordinari non siano ben accette o siano addirittura oggetto di discriminazione e persecuzione. In realtà non è così. Nella Lega è stato eletto il primo senatore di colore, tanto per fare un esempio. E similmente lo stesso Matteo Salvini ha dichiarato più e più volte di non essere contrario agli stranieri in sé per sé. Matteo Salvini ha sempre dichiarato di essere contrario agli irregolari, ragione per cui non c'è niente di strano se qualcuno ha degli amici stranieri nella Lega o da loro lavoro. Naturalmente il lavoro che gli conferisci non dovrebbe consistere in prestazioni a luci rosse, perché, pur essendo perfettamente legale, la prostituzione ha delle controindicazioni. In primo luogo corre il rischio di favorire degli sfruttatori. Il fatto che ci siano dei ragazzi che prendono direttamente i contratti non significa che non possa sussistere un secondo livello dietro. Magari sono le stesse persone che gestiscono un sito, ipoteticamente, non sto parlando del caso specifico. Nel caso specifico pare sia stata usata una piattaforma completamente neutra. E quindi nel caso specifico non c'è alcun reato in relazione all'uso di servizi particolari, fra virgolette. Il supremo di algoritmo di YouTube non mi ha disintegrato neanche questa volta.
Però, insomma, delle controindicazioni ci possono essere e non sono servizi che dovrebbero essere usati alla leggera. Sto facendo un discorso neutro, io non li userei neanche alla pesante questi servizi, perché sinceramente lo trovo. Trovo che passare il tempo con qualcuno che richiede di essere pagato per stare con te non sia passare il tempo, sostanzialmente. Personalmente credo che ti possano dare molte più soddisfazioni i videogame sulla PlayStation o al computer, o magari mettersi a fare un bel video. Poi capisco che nel caso di Morisi fare dei video social sarebbe ancora lavoro e tutt'altro che rilassante, però ci siamo intesi. E infine vorrei anche ricordare che nella Lega ci sono anche senatori, deputati, ma anche consiglieri comunali e qualche assessore comunale a cui piacciono le persone dello stesso sesso. A occhio, il supremo algoritmo non mi ha disintegrato neanche questa volta. Speriamo non riesca a contestualizzare quello che sto dicendo. Comunque sia, come ripeto, il fatto che la Lega abbia assunto una certa posizione sul DDL Zan e che vi siano anche dei personaggi che potremmo definire pittoreschi non la rende un'organizzazione criminale. Questo è da capire. Poi, naturalmente, il centro-sinistra e gli oppositori della Lega attaccano a testa bassa Morisi per colpire Salvini. E quello purtroppo fa parte di un certo modo di vivere la politica che lo stesso Morisi, entro certi limiti, ha alimentato. Sotto questo profilo c'è una certa giustizia poetica, che però oggettivamente non è giustizia. È più un regolamento di conti fra avversari. Credo che per questo caso sia tutto. Come sempre, se avete delle domande, fatemele qui sotto, cercherò nei limiti del possibile di rispondere. Se il video vi è piaciuto, mettete un bel like, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e condividete un pochino di materiale, che il canale ha sempre bisogno di crescere. Grazie ancora di tutto e a presto.